Signore e signori, per le esclusive di Teleradio Cinghiale Stereo state vedendo la tempra del 92 in fase di ricostruzione. L'abbiamo portata qui presso un noto carrozziere delle nostre zone per una riverniciatura. La macchina è stata praticamente sezionata pezzo per pezzo dal mio amico Benedetto e adesso man mano si procederà alla verniciatura di questo mezzo potentissimo che dopo 21 anni tornerà al suo splendore. Qui vediamo la macchina con la vista laterale, sta già lavorando, Benedetto, come potete vedere è stata effettuata una grattatura della lamiera, di parte laterale. Sono state smontate tutte le plastiche, le porte sono state già messe dritte di nuovo. Anche qui mancano tutte le plastiche laterali. Abbiamo una panoramica del tetto, sono state smontate anche le barre portatutto. E il tetto è stato verrà tutto quanto carteggiato e riverniciato, perché è stato tutto. Anche la parte davanti verrà tolto il vetro, adesso è ancora montato, ma sarà smontato pure quello. Il cofano verrà ovviamente cambiato e spariranno anche queste scritte, testimoni di un tempo ormai passato che ci auguriamo non tornerà più. Devo fare anche una panoramica dell'interno, che è stato smontato anche questo, pezzo dopo pezzo, anche il tetto. Come potete vedere, con le tre barre centrali che sembrano un piccolo rollbar, insomma, diciamo che queste macchine sono state fatte molto bene. Alla faccia del signor Marchionne, qui lo diciamo pubblicamente, che accusiamo pubblicamente di aver portato la Fiat alla rovina totale, facendo mezzi solo per l'America, e queste invece sono le vecchie Fiat che noi ci teniamo ancora care care dopo 21 anni di onorata attività. Quindi grazie, signor Marchionne, noi rimaniamo fedeli alla vecchia tempra e tu costruisci il tuo Fremont Made in America, e ringraziamo anche quelli che lo comprano. Ecco qua. Abbiamo la tempra anche qui dall'altro lato, paraurti smontati. Tutti i pezzi esterni verranno sabbiati, anche i cerchi sicuramente. Perché si è smontato tutto e verrà ricostruita e riverniciata per intero, rispettando ovviamente il colore originale, che è questo famoso rosso Shiraz. Arriveremo a 4 minuti e ci fermeremo. Oggi è il 20 di novembre 2012 e stiamo vedendo la panoramica della tenda. Eccoci.